superando Town Square, ci troviamo nella strada principale, piena di negozi più o meno grandi, gelaterie e ristoranti. Proseguendo per Main Street si arriva alla grande piazza posta al centro del parco, Central Plaza. Da qui si può andare in qualsiasi altra land del parco e si possono vedere i fuochi artificiali che nei periodi di alta stagione verranno eseguiti proprio dietro il castello. Oltre alla strada principale per arrivare a Central Plaza si possono utilizzare le due gallerie parallele, Liberty Arcade e Discovery Arcade. La prima è situata a sinistra ed è ispirata alla costruzione della Statua della Libertà, la seconda è ispirata alle invenzioni ed è posta sulla destra. In particolare, dalla Liberty Arcade si può passare direttamente verso Frontierland attraversando un comodo passaggio. Parallelamente a Main Street corrono due grandi arcate al coperto. Anche in questo caso ci sono tante cose da capire e da conoscere. Quali sono? La véritable particularité de Main Street USA ici en France. La particolarità di Main Street USA, qui in Francia, è che a Disneyland Resort Paris siamo i soli ad avere delle arcade, delle arcate. Cosa sono? Si tratta di due strade coperte ai lati di Main Street, che ricordano le prime vie commerciali coperte, costruite a Parigi a fine 800. Dunque, come in Francia, anche qui a Main Street. Ecco il legame tra Francia e USA. Qui viene anche spiegata la costruzione della Statua della Libertà, perché la statua è un regalo dei francesi agli americani. Quindi, qui si vede la sua costruzione in Francia e ancora qui, negli USA, la sua inaugurazione. C'est un cadeau du peuple français au peuple américain. Nel suo 15° anniversario il parco Disneyland ha una parata eccezionale e unica, una parata extrasensoriale che accompagna ai carri odori e caratteristiche ben precise. Ogni carro rappresenta un sogno, l'amicizia, l'amore e il potere dei cattivi Disney. L'atmosfera della Main Street diventa magica la sera e nei periodi speciali, tra cui Halloween, Carnevale e naturalmente Natale. E adesso sellate i nostri cavalli, si parte per Frontierland, la terra dei cercatori d'oro. Vogliamo chiederci a cosa è stata ispirata. Frontierland è l'area tematica del Disneyland Park ispirata al 1800 americano. I suoi temi vanno dal profondo e selvaggio West alle case coloniali tipiche di New Orleans, ai confini messicani, agli accampamenti indiani e alle fattorie ottocentesche. Frontierland, le mythe américain, vous l'avez tous connu dans les westerns. Frontierland, il mito americano, quello conosciuto nei film western. La linea mitica fra il mondo conosciuto e quello sconosciuto del West. L'arrivo dei coloni, la ricerca dell'oro in California. La nostra terra di frontiera è dedicata a tutte le conquiste, ai cowboys e agli indiani, che qui a Disneyland Resort Paris sono tutti buoni. Avec toute une histoire en fait très chronologique et effectivement très Disney puisque ici tous les indiens sont gentils. Siamo nel periodo delle leggende del vecchio West, con i suoi personaggi famosi, i suoi banditi e sceriffi. Appena passato il fortino ci troviamo di fronte a Big Thunder Mountain, una miniera abbandonata su una montagna in stile Grand Canyon. Vicino all'ingresso per la miniera ci possiamo cimentare come pistoleri del West tramite un poligono. La particolarità di Frontierland ici a Disneyland Resort Paris. La particolarità di Frontierland qui a Disneyland Resort Paris è la creazione di una città mitica chiamata Thunder Mesa, una vera e propria cittadina del Far West. Formazione geometrica, Mesa Thunder, perché?
à cause du tonnerre. Big Thunder Mountain nasce dalla fusione di due storie, mitologica e reale. Gli indiani sentivano esplodere la dinamite all'interno delle montagne, ma non capivano bene cosa fosse. Vedevano solo scie blu nel cielo. De la dynamite que les visages pâles utilisaient dans la montagne, ils ne comprenaient pas. Ils entendaient une explosion, mais le ciel était bleu. C'è una leggenda indiana a proposito, secondo la quale la montagna è protetta dall'uccello del tuono. Da lì il nome Big Thunder Mountain. Se qualcuno di voi vuole rubare l'oro della montagna, l'uccello del tuono si arrabbierà, vi inseguirà sul trenino, vi raggiungerà e voi rimarrete senza oro, ma ricchi di belle emozioni. Vous ressortirez sans or, mais avec des bonnes sensations. Questo passaggio di profondo West ci si sposta verso sud, dove il tema del Far West si ispira maggiormente alle case coloniali con i suoi grandi manieri. Incontriamo così un battello a vapore del 1800 e successivamente Fenton Manor, un antico casale coloniale ormai abbandonato da molti anni, per il quale si tramandano numerose leggende e storie di fantasmi. Ai suoi piedi c'è invece un vecchio cimitero. Un maniero infestato da 999 fantasmi, il millesimo potresti essere tu. Andiamo a scoprire la storia della casa infestata. A Frontierland il n'y a pas que de bonnes histoires, de belles réussites. Qui a Fenton Manor c'è una storia misteriosa da raccontare. Il tempo si è fermato alla vigilia delle nozze della figlia del proprietario di questa casa, Lady Ravenswood. Il giorno delle nozze tutti erano presenti, tranne il promesso sposo. Che cosa sarà accaduto? A partire da quella data tutti possono entrare nel maniero. Ma qual è il mistero che avvolge questa spettrale abitazione? Tocca a voi scoprirlo visitandolo. Non c'è una storia che possa spiegarvelo, ma tanti dettagli che vi faranno comprendere cosa è successo. Walt Disney disegnò questa casa nel 1952, ma accantonò il progetto perché ispirava troppa paura. Nel 1992 noi l'abbiamo recuperato e l'abbiamo costruita qui. Uno dei personaggi più forti è Madame Leota, un soggetto enigmatico. Chiama raccolta 999 spiriti. E il millesimo potresti essere tu. Mais c'est toujours la même chose, on peut rien dire. À vous d'aller voir. So prepare for the coup of the century. Be prepared for the murkiest scam. Meticulous planning, tenacity spanning, decades of denial is simply wild. I'll be king undisputed, respected, saluted, seen for the wonder I am. Yes, my team, the missions are there. Tornando verso nord, il paesaggio vecchio West si trasforma a poco in messicano, quasi a volerci segnalare che stiamo oltrepassando dei confini. Procediamo verso ovest e incontriamo un villaggio indiano, Pocahontas Indian Village, e alcuni richiami ai Pelli Rossi. Cominciamo ad esplorare la grande area del parco Disneyland. Andiamo ad Adventureland, dove si uniscono insieme il mondo delle mille e una notte e quello della Frick, secondo l'immaginifico Walt Disney. Adventureland è l'area tematica del Disneyland Park ispirata ai classici temi di avventura, come le esplorazioni fra le grotte sotterranee, i paesaggi da mille e una notte, gli edifici africani, i templi Maya e i misteri dei Caraibi al tempo dei pirati. Adventureland, c'est un lieu, en fait, c'est plusieurs lieux en même temps. Adventureland sono più luoghi messi assieme. Siamo tra le mille e una notte, in Africa, nelle isole del Pacifico e nei Caraibi. Qui a Disneyland ogni continente è vicino all'altro. Qui c'è un'auto. Il mercante che era a bordo ha dovuto sterzare all'improvviso perché c'era una giraffa in mezzo alla strada. Si è scontrato con l'unico lampione nel deserto e si è dovuto fermare qui, alla famosa giraffa curiosa. Quindi ci sono tante storie vicine in questi continenti diversi. Qui circulait en Afrique a trouvé une girafe au beau milieu de la route. Donc qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû tourner pour éviter la girafe et...
Percorrendo l'area verso nord, la vegetazione si fa più ricca e si giunge nei pressi dell'America centrale, dove troviamo un antico tempio Maya. Indiana Jones ci conduce nelle sue rovine con l'attrazione Indiana Jones and the Temple of Pillow. L'isola costituisce Adventure Isle, in un insieme di grotte da esplorare, ponti da superare e tesori da scoprire. Attraversando tutta l'isola e dirigendoci verso nord ci troviamo nel Golfo dei Pirati! Et maintenant, coquin, j'ai entendu 6 qui...